come diventare un podcaster. Con Radio Raccontiamoci la tua rabbia, le tue idee, le tue passioni diventano un podcast. Unisciti alla community. Podcasterizza con noi. info@radioraccontiamoci.net. Realizziamo progetti editoriali in condivisione. Chiamaci. La poesia si racconta. Mare, viaggio, migra, azioni. Il reading poetico di due poete, come loro si definiscono, Serena Rossi e Annelisa Addolorato, promosso da Radio Raccontiamoci, progetti editoriali. Serena Rossi, migra, azione, con Annelisa Addolorato. In un momento ricco di nuove opportunità, due poete contemporanee si trovano a riflettere su questi temi: migrazioni, risoluzioni pacifiche di antichi nodi epocali e mutamenti climatici, raccontandosi al mondo. Insieme, con la propria poetica, mettono in risalto le loro visioni, alludono a un colorato ventaglio di risposte, suggeriscono vie verso il futuro, smuovendo le emozioni, trattandole come strumenti propositivi, proprio come si fa con le zolle di terra, nell'aratura che prepara, semina e nascita di nuove piante. La creatività femminea, indicativa questa parola che scegliamo nel suo significato antico, che allude allo splendore totale e alla forza tipica dell'essere donna. Dicevo, la creatività femminea genera una nuova alleanza che apre orizzonti e, grazie a poesia e arte, allarga spazi percepiti e possibilità suggerite dalla creatività al pensiero. La mia poesia è Senza titolo, di Serena Rossi. Essere soglia, piatta memoria e come statuina rotta, scheggiata, fragile, manca un pezzo, inganno di cioccolata, emicrania assicurata, essere soglia, pezzo del mondo senza suono. Serena Rossi, poesia senza titolo. Voglio il foglio pesante per segnare in nero il tratto della fine. Morte al segno, fine di tutta la vicenda. Non esiste tratto discontinuo, e se lo trovi ti prego di continuare col disegno. Togli le pause. Un anno di guerra genera spavento e scompiglio. Mondo oppresso. Senza titolo, di Serena Rossi. Puzze sulfuree di streghe sporche, bruciate, appese lontano da qui. Le bombe volano, le bombe scoppiano e annullano vite. Le bombe esistono per uno scherzo folle di un folle. Le bombe nascono come i fiori, le bombe assordano, le bombe saltano. Le bombe annullano vite, le bombe puzzano, le bombe danno ferite, le bombe annullano vite. Migra azione. Annelisa Addolorato. Inedito 1. Donne bianche, bambini bianchi, bambine bianche, in viaggio, in fuga, in salvo, da stereotipi che annullano e rendono invisibili, da violenze vestite da fake affetto, da urla che distruggono ogni neurone, ogni sorriso. Poesia di Annelisa Addolorato, dal libro Guardando la Mar, il nostro C, Lecce 2022, Quaderni del Bardo. Il mio messaggio sei tu. Tu che fai ascoltare la luce dall'alto della tua vicinanza, tu che illumini con la tua musica preferita i dintorni, tu che riferisci i tuoi sorrisi nascosti trasmettendoli dal soggiorno prolungato in te stessa, nei pressi di te stesso, tu che di nuovo ti mostri come sei, ai piedi delle montagne dei tuoi pensieri, appoggiati al presente, tu che mediti nello specchio e vedi il mare e ne sei onda,
tu che abbagli la notte degli altri con lacrime di tutti i colori possibili, purificando i tuoi occhi, trattenendo tra le ciglia ogni dubbio, per donare certezze a chi scosta le tende accanto al tuo giaciglio tranquillo. Tu che scorri lentamente le pagine di un'agenda tutta ricamata di stelle e osservazioni acute, dolci e attente. Tu che rincuori, coccoli, giochi con le parole, gli sguardi, le note. Tu che non senti la differenza se non per proteggerla. Tu che stai preparando oggi un futuro fatto di attimi sottili, in un equilibrio di energie che emergono con la dolcezza della forza genuina. Azione. Annelisa Addolorato. Il vento e gli oceani. In Portogallo, India, Medio Oriente, Africa, lontano, lontano. Perché avrei dovuto dirottare la mia vita, dice lei, come se il pilota fosse un'altra persona, non io, ma un simulacro che fa fiorire alibi al posto delle foglie intorno alla testa, aghi al posto di una criniera morbida? Perché? I dubbi hanno corsie preferenziali a volte, sapori nuovi e sfociano anche in luce. Se si segue un corso leggero e retto, se si doppia il capo della propria buona e ferma volontà, acusticamente, in volo verso se stessa. Spiagge infinite che non sappiamo come si ricongiungono a quelle di Spagna e Francia, per poi tornare, dopo aver salutato otters, leoni marini e delfini, a sintonizzarsi con la danza delicata delle testuggini marine, in Messico, poi in Salento o altrove, in pace. Onde, vibrazioni, concordia ricostruita e tornata a casa. Migra Azione, Annelisa Addolorato, poesia da slam. Ci dondoliamo, impariamo a dirci ti amo, seguiamo il sound e non solo più underground, abbondante è la materia del racconto mentre io ti vengo incontro. Senza storie, senza borie, solo vogliamo narrare il sole e il sale di quel che importa e ci porta a stare svegli e attivi, creativi portatori sani di nuovi mondi senza additivi. E giorni che se li coltivi assomigliano a campi, prati, fioriti nuovi, senza pirati. Colate d'oro ed argento sono le tue parole, non chiuderle in un forziere di cemento, che se no rimangono sole. Portale fuori, qui, con noi, con albe nuove per imparare a camminare, con alfabeti non più dipinti, ma vivi, vegeti, animali, umani, alberi sonori. E dalle mani panorami nuovi. Qui c'è da lastricare una strada di versi, diversi, diversi e di vitalità vincente. Una strada diversi da raccontare, diversi esseri con le ali per decollare e per un volo reale di re e regine da edificare.